Grazie, buongiorno anche da parte mia. Mi fa molto piacere partecipare a questa interessante iniziativa perché il tema mi è caro per i motivi che adesso ha ricordato la professoressa Reo, quindi sia sul versante regionale che sul versante dell'impegno universitario. L'architetto Doria ricordava che oggi si inaugura appunto anche la magistrale di scienza del paesaggio, e un passo secondo me è importante anche in chiave di lettura turistica. E io voglio condividere con voi evidentemente alcune riflessioni su quello che è stato il modello di turismo fino ad oggi, su quella che è la situazione in cui ci troviamo e quello che potrebbe essere, anche se è molto difficile, come dire, fare previsioni in un momento in cui siamo ancora in mezzo al guado, quello che potrebbe essere il turismo di domani. Sicuramente è un modello turistico e di sviluppo da ripensare. E quindi dobbiamo pensare anche di riprogettare il nostro futuro anche in questo ambito, così trasversale peraltro a diversi settori dell'economia e della società. Io inizio sempre con queste due immagini recentemente, quella della Venezia sovraffollata, con la proiezione a volte delle navi che, diciamo, sovrastano, come dire, Piazza San Marco, e che è un tema che forse non vedremo. Non vorremmo più tornare a vedere, e questa immagine quasi bucolica di una Venezia mai vista così a memoria d'uomo, che è quella del lockdown. E chiaramente dal punto di vista delle imprese questa seconda immagine diventa anche difficile da sostenere. Probabilmente c'è una terza via rispetto a questi due estremi su cui ragionare, su cui riflettere. In realtà questa crisi è una crisi molto diversa, evidentemente, da quelle che già hanno toccato il turismo in precedenza, perché le crisi che abbiamo conosciuto sono sempre state, nei confronti del turismo, crisi geolocalizzate, non certo minori, ma che toccavano porzioni del pianeta. Pensiamo alle due guerre del Golfo, pensiamo alla prima epidemia della SARS, pensiamo allo tsunami diciamo nel Pacifico, in Giappone, o all'attentato delle Torri Gemelle. Già allora noi tutti, credo, ricordiamo dove eravamo in quel momento lì, e tutti abbiamo pensato nulla sarà come prima. In realtà la memoria dell'uomo nel bene e nel male è labile, e certo i flussi hanno rallentato in quel periodo da e verso gli Stati Uniti, quindi ha toccato una porzione del pianeta, ma poi sono ripresi. E sembravano essere ripresi in modo ineluttabile, tant'è che le proiezioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo davano 1,8 miliardi, 2 miliardi di arrivi internazionali previsti per il 2030. C'è stato un unico vero momento di recessione a livello globale, è stato in conseguenza del crack Lehman Brothers del 2008, che per l'Europa poi ha avuto ripercussioni fino a 5 anni successivi. Poi appunto il turismo è tornato a crescere e aveva raggiunto cifre appunto rilevantissime. 1,5 miliardi erano gli arrivi internazionali registrati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo nel 2019, e 429 milioni erano i pernottamenti registrati in Italia nel 2018. Il Veneto, prima regione turistica d'Italia pre-Covid, si attestava su 20 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di pernottamenti l'anno. Ma questo è ieri, esattamente ieri. La proiezione che ha fatto subito dopo il lockdown, anzi durante il lockdown, l'Organizzazione Mondiale del Turismo dava chiaramente un crollo nei mesi che poi si sono susseguiti. È un crollo che in parte è stato anche confermato. E diciamo, il Travel Tourism Council pronosticava un impatto della crisi del turismo 5 volte superiore a quella della crisi del crack Lehman Brothers del 2008, con un impatto anche economico e sull'occupazione decisamente forte, decisamente negativo. E abbiamo visto che soprattutto le città che fino al momento del Covid erano caratterizzate
dal fenomeno del local tourism, pensiamo a Venezia in primo luogo, ma anche Firenze, Roma, Napoli, Milano e via dicendo, tutte le città d'arte sono state quelle più fortemente colpite, come dire, dal calo. E evidentemente soprattutto chi aveva un eccesso anche di turismo ha avuto questo calo registrato in modo più forte e più impattante. E le proiezioni che ipotizzano vari scenari dell'Organizzazione Mondiale del Turismo danno una ripresa della curva in continuità col 2019 tra il 2022 e il 2023. Ma io mi chiedo, e lo chiedo anche a voi, è proprio questo che vogliamo? Cioè riprendere quella curva, quel modello? Personalmente dico di no, perché quello era un modello non più sostenibile. In generale abbiamo, è stato detto anche dagli interventi precedenti, abbiamo necessità di un cambio di paradigma dal punto di vista dello sviluppo economico e anche, secondo me, dal punto di vista dello sviluppo turistico, proprio perché questo era un modello non sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, e diciamo le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, ma non lo era nemmeno dal punto di vista sociale. Pensiamo appunto al fenomeno dell'overtourism e al rapporto, come dire, tra turismo e cittadinanza che aveva portato non solo a Venezia, ma a Barcellona e in altre città a veri e propri fenomeni di antiturismo. Non c'era più connessione, come dire, tra il tessuto sociale e la vocazione turistica di queste città. Ma non era più sostenibile. Questo potrebbe essere una leva interessante su cui riflettere, neanche dal punto di vista economico. Perché in realtà era un modello turistico che basava tutto sulla quantità e, diciamo, sottraeva anche ricchezza e redditività ai sistemi territoriali e alle imprese. Perché se è vero che questa crescita esponenziale del turismo degli ultimi 35-40 anni è dovuta da un lato all'abbattimento delle barriere geopolitiche, dall'altro alla riduzione dei costi di trasporto, molto all'avvento del web, poi della sharing economy, ma soprattutto in anni recenti, come sapete ben tutti, dal ruolo a volte straripante delle OLTA, delle online travel agencies, Booking, ma anche Airbnb, perché poi il modello di business non era diverso. Il tema vero, in realtà, è che queste organizzazioni fanno abbastanza il loro lavoro. Quello che diciamo deve essere gestito e governato è questo cambiamento da parte di chi? Da parte delle destinazioni, da parte dei territori, da parte delle comunità ospitanti. In realtà l'Italia e il Veneto stavano subendo più di altre porzioni del pianeta e dell'Europa questo modello, perché ad esempio il Veneto, pur essendo la prima regione turistica d'Italia, era appeso pre-Covid in alcune destinazioni, soprattutto quelle balneari, per il 50-60% a Booking e dintorni, il che significa che si stava usando la sola leva del prezzo, non elementi qualitativi, perché, diciamo, si dipendeva totalmente dalle OLTA, cosa che non hanno fatto, ad esempio, in Francia, dove già dal 2002 hanno dato vita a un proprio marketplace, Open System Alliance Resort, che è diventato nel 2019 Open System Experiences, quindi una piattaforma organizzata dal sistema territoriale che consente alle destinazioni di organizzare la propria offerta. E quindi oggi, ad esempio, il 98% delle destinazioni francesi usa la piattaforma proprietaria, come dire, del sistema nazionale francese, e questo consente, ad esempio, alle OLTA di non rapportarsi uno a uno con la singola impresa in un rapporto che è come Davide e Golia, ma di rapportarsi con un sistema organizzato. Lo stesso è avvenuto, come dire, in Gran Bretagna su iniziativa privata con una piattaforma che si chiama New Mind, e lo stesso è avvenuto in molte porzioni d'Europa, penso all'Austria che per prima, diciamo, ha applicato alle tecnologie la propria cultura, la propria tradizione di organizzazione e gestione delle destinazioni con Deskline, è un sistema adottato anche dalla Slovenia o adottato anche da porzioni della Svizzera e
e della Germania. Quindi ripensare il nostro futuro significa anche governare e non subire i cambiamenti che stanno avvenendo. Del resto, già il Forum Mondiale dell'Economia aveva evidenziato come il nostro paese, più di altri, avesse un problema di competitività e di sostenibilità del fenomeno turistico. In base a questi, diciamo, quattro macro pilastri, quelli di un ambiente favorevole allo sviluppo, ma anche le politiche, l'attenzione alle politiche del travel and tourism, il tema delle infrastrutture e il pilastro delle risorse naturali e culturali, ci poneva all'ottavo posto al mondo rispetto ad altre realtà come Spagna, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, dove eravamo, come dire, meno preparati rispetto ad altri, dove ancora ci sono gap da colmare, ad esempio proprio nell'utilizzo delle tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo, rispetto al tema della valorizzazione delle risorse umane, lo dico anche da formatore, questo è un paese dove, come dire, si tutela molto chi è dentro il sistema del lavoro, ma non si aprono sufficientemente le porte a chi è fuori. Questo non consente, ad esempio, di liberare energie. Parliamo molto di beni culturali e turismo, con un grande potenziale anche in termini occupazionali, ma in realtà non è così proprio per le barriere d'ingresso che ancora poniamo. E c'è un problema anche di sostenibilità ambientale che viene evidenziato per il nostro paese, oltre a un tema, come dire, di tipo infrastrutturale, in alcune connessioni, pensiamo, diciamo, al sud del nostro paese, mentre ce la capiamo bene sui servizi turistici e ovviamente dove ci salviamo ancora, anche se non siamo al primo posto, ai primissimi posti, nemmeno nella, diciamo, beni culturali e nelle risorse naturali. Quindi c'era un gap e c'è un gap da colmare. E su questo devo dire, stava lavorando, prima veniva citato il piano strategico del turismo nazionale 2017-2022, a cui ho avuto modo e anche onore di partecipare, diciamo, ai gruppi di lavoro e all'ampio processo partecipativo che ne ha consentito l'elaborazione. Anche qui finalmente un cambio di modalità di affrontare la programmazione turistica coinvolgendo attori territoriali, coinvolgendo associazioni, coinvolgendo il mondo universitario, coinvolgendo ovviamente anche gli attori della filiera turistica. Ebbene, quel piano per la prima volta evidenziava in modo chiaro che non si poteva più continuare con una crescita esponenziale nelle grandi città d'arte o nelle stazioni balneari e che bisognava cambiare modello di sviluppo. Ricordo che in quegli anni sono partite le iniziative come l'anno dei borghi, l'anno dei cammini, l'anno del turismo lento, l'anno del cibo, tutti segnali importanti. Poi c'è stata la parentesi, secondo me un po' sfortunata, come dire, di abbinamento del turismo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che poteva avere elementi interessanti per certi versi. Ma io ho salutato con favore il ritorno del turismo in abbinamento al MIBACT, al Ministero dei Beni Culturali, anche se devo dire quella stagione, come dire, di impulso che era stata data a cavallo tra 2016 e 2017, forse come ricordava anche la nostra, diciamo, ospite iniziale, Onorevole Boitoni, non è ripresa nemmeno in questo ambito con lo stesso slancio, con la stessa determinazione. Dobbiamo interrogarci su come potrebbe cambiare il turismo, dopo questa crisi, dopo questa pandemia, da cui peraltro non siamo ancora, del tutto usciti. Io credo che, un aiuto, un sostegno ci venga proprio dalla domanda, perché la domanda turistica stava già cambiando, anche in conseguenza dei mutamenti climatici. Noi in Veneto facciamo riferimento molto ai mercati del Nord Europa e in particolare modo a quello di lingua tedesca. E devo dire che lì c'è una grandissima attenzione, come dire, ai temi della valorizzazione, della tutela dell'ambiente. Penso anche allo stesso tema dell'abbattimento della CO2. Io sono italo-tedesco, nell'estate del 2019 sono tornato a Berlino, la città di mia madre, come
facevo da ragazzo, cioè in treno, e ho trovato molti miei connazionali di lingua tedesca che avevano fatto questa precisa scelta proprio perché hanno deciso in moltissimi di non viaggiare in Europa utilizzando, come dire, l'aereo, ma utilizzando modalità diverse. Quindi la domanda stava già inducendo un cambio di, diciamo, di paradigma del turismo. E quindi è plausibile pensare che un turismo post-Covid possa essere anche un turismo più sostenibile nella proposta e più responsabile nella fruizione. Sicuramente un turismo più attento alla salute personale, evidentemente, e abbiamo visto come realtà più attente al tema della salute siano anche scelte con privilegio da parte dei flussi turistici. Ricordo la frase della cancelliera Merkel di qualche giorno fa che, elogiando l'atteggiamento dell'Italia proprio nell'emergenza Covid, diceva che forse l'Italia è tra i paesi che si possono scegliere con più consapevolezza anche in questo momento, proprio per l'attenzione alla salute personale. Ovviamente più attenti alla sicurezza in generale, questo è un tema già emerso in conseguenza, ad esempio, degli attentati che hanno funestato le capitali europee, ma anche il bacino mediterraneo, e che aveva nel breve periodo anche privilegiato, come dire, le nostre destinazioni, con un turismo di prossimità. Un turismo di prossimità è stato un po' il refrain di quest'estate, con anche, diciamo, però, gli operatori che sicuramente non erano soddisfatti, come dire, soprattutto in Veneto, perché chiaramente un Veneto che ha un alto tasso di internazionalizzazione, che dipende per il 75% da flussi turistici dall'estero, molti dall'Europa, ma molti anche a livello intercontinentale, chiaramente i flussi turistici interni non hanno in alcun modo colmato il forte calo che c'è stato. Però è stata un'estate che, ad esempio, ha visto un boom dei campeggi, un boom del turismo all'aria aperta, l'attenzione verso la montagna. Certo, le città, come dire, sono quelle che ne hanno risentite di più, e chi ha risentito di più sono state le modalità di ricettività tradizionale come gli alberghi. Ma questo ci dà un orientamento nel breve periodo, ma potrebbe consolidarsi anche nel medio, di dove sta andando la domanda. E io credo che stia andando proprio in questa direzione, nell'attenzione ai temi della salute, della natura, dell'aria aperta, della vacanza attiva, della riscoperta dei paesaggi, anche dei paesaggi urbani, con nuove modalità di fruizione, meno standardizzate, meno massificate, più su misura, che anche coinvolgano, come dire, il turista non più come spettatore, ma come attore, come protagonista, alla ricerca appunto di un'esperienza vissuta e anche della ricerca del genius loci delle destinazioni visitate. Quindi un turismo non più fatto delle bandierine su Facebook dove metto dove ho visitato, ma un turismo più consapevole, un turismo più slow. Vedete, io ho seguito ad esempio a partire da 10 anni a questa parte l'avvio del progetto Veneto in bicicletta e noi eravamo forte in ritardo rispetto a una domanda che era già molto presente nei confronti del nostro paese, nei confronti del Veneto, ma non avevamo un'offerta strutturata né dal punto di vista dei percorsi, della segnalettica, ma nemmeno nella cultura dell'accoglienza nei confronti di questa domanda. A distanza di 10 anni, oggi comincia a essere un'offerta più preparata, più attenta alla domanda che diciamo che è anche più sofisticata. E lo stesso sul tema dei cammini. Il tema dei cammini continua ad essere un aspetto molto evocativo, ma in realtà manca di un'offerta ancora preparata e strutturata. Quindi c'è del lavoro da fare se vogliamo incontrare il turismo lento. E il tema, evidentemente, delle destinazioni patrimonio dell'umanità, le Dolomiti, e recentemente il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità. Io ho partecipato ai lavori e anche alle visite della Commissione UNESCO e la raccomandazione è stata forte, chiaramente, è stata attenzione, come dire, non snaturate un modello di accoglienza diffuso, non snaturate, come dire, quello che è il paesaggio.
raccomandazioni che sono venute anche dalla missione UNESCO in visita a Venezia a gennaio, prima del lockdown, per verificare cosa era stato fatto in questi anni per, diciamo, rivedere il modello turistico. E devo dire che però c'è stato anche un apprezzamento nei confronti, ad esempio, di iniziative assunte dalla destinazione, in parte anche dal comune, non solo con la campagna Enjoy Respect Venezia, che poi è diventata anche Enjoy Respect Firenze, Napoli, Milano e anche oggi Enjoy Respect Veneto. Quindi sì, attenzione alla valorizzazione anche in chiave turistica del patrimonio dell'umanità, ma sempre in termini nuovi e sostenibili, cioè non dobbiamo riprodurre il modello di prima in questi contesti. Cosa c'è di attuale? Cosa stavamo e stiamo facendo a livello di politiche regionali? In realtà anche il Veneto, sulla scia del Piano Strategico Nazionale, ha avviato nel 2018-2019 un percorso che ha portato anche qui in modo partecipato e condiviso all'approvazione di un piano strategico del turismo nazionale e regionale. Sottolineo l'aspetto partecipativo, su cui tornerò anche dopo, perché secondo me è centrale del nuovo modo di fare turismo. E allora ci sono alcuni progetti che probabilmente vanno nella direzione giusta. Penso al progetto legato proprio alla valorizzazione del cicloturismo, i cinque grandi itinerari che attraversano il Veneto, la Garda Venezia, la Cortina Venezia, l'Anello del Veneto, la Via del Mare, la Treviso Ostiglia, o le sette escursioni che stiamo cercando di valorizzare. Penso all'Anello dei Colli Ugani, penso al Girasile o all'Anello della Donzella nel Parco del Delta. O il tema appunto della carta dell'accoglienza e dell'ospitalità, in cui si riformula un po' quella che è la cultura dell'accoglienza, o il miglioramento dello standard di qualità del servizio turistico. E il tema della governance partecipata che torna. Ovviamente strumenti anche come l'osservatorio, perché l'osservatorio consente di conoscere per poter programmare. E invece in Veneto abbiamo avuto conosciuto per anni un modello di crescita esponenziale che è stato molto spontaneistico, che ha risposto anche a una flussi di domanda naturali e che però aveva creato anche delle, diciamo, rendite di posizione che avevano portato il Veneto a essere sì la prima regione turistica d'Italia, ma anche una regione in forte ritardo di innovazione di processo, cioè la capacità di organizzare e gestire il turismo, e innovazione di prodotto. Avendo già molto mare, terme, lago, montagna, città d'arte, parchi naturali, ad esempio prodotti nuovi, come appunto il cicloturismo e i cammini, facevano fatica a penetrare l'attenzione dell'offerta. In realtà abbiamo sostenuto questo anche con la programmazione 2014-2020 dei fondi PORFESR, oltre a quelli che venivano citati prima dal collega del PSR, e questo è interessante perché abbiamo indirizzato attraverso questo sostegno l'offerta, ad esempio, a valorizzare i nuovi prodotti, e i nuovi prodotti richiedono nuove imprese, o la tematizzazione della vacanza. Parlare cicloturismo, parlare ad altri segmenti del turismo, significa organizzare un'offerta che parli, che risponda a specifiche famiglie motivazionali della domanda. E nella slide vedete, insomma, attenzione al turismo ecosostenibile, allo slow tourism, all'enogastronomia, al turismo culturale, al turismo per famiglia, al cicloturismo e via dicendo. E poi sicuramente anche interventi a sostegno della rigenerazione delle imprese. Gli interventi che abbiamo sostenuto volevano andare proprio nella portare, accompagnare le imprese a ripensare il proprio modello aziendale in ottica di maggior sostenibilità anche ambientale, proprio anche in ottica di abbattimento di CO2. E anche i bandi post-Covid che abbiamo appena varato vanno in parte in questa direzione, oltre a un sostegno, diciamo, per il ristoro delle spese sostenute per affrontare le misure di sicurezza e di prevenzione, e oltre a un sostegno alla
digitalizzazione delle imprese, che in questo erano molto in ritardo e abbiamo visto quanto sia importante, l'abbiamo visto proprio con il lockdown, diciamo un'adeguatezza invece delle infrastrutture tecnologiche sia generali che quelle dei singoli, delle imprese. C'è un bando per la promozione, come dire, da parte di aggregazioni di imprese, sia in ottica di destinazione, tema su cui tornerò tra poco nelle conclusioni, sia in ottica di valorizzazione di progetti e di prodotti turistici regionali, trasversali quindi a più destinazione, e abbiamo posto grande attenzione all'individuazione dei tematismi di questi prodotti. Oltre a un sostegno alla meeting industry, che è una delle più colpite da questa crisi per ovvi motivi e che dovrà comunque riformarsi in futuro, la priorità è stata data per la valorizzazione di prodotti legati al cicloturismo, per prodotti legati al tema slow e green, per prodotti legati al binomio turismo e cultura e imprese culturali creative, e per un collegamento, diciamo, con tutto il tema della valorizzazione dei siti UNESCO. Quindi, se volete, un sostegno sì alle imprese e alle loro aggregazioni, ma dando un indirizzo di policy che riteniamo coerente con la necessità di cambio di paradigma e con la necessità di intercettare una domanda modificata. Per fare questo, però, dobbiamo anche accompagnare le destinazioni. Prima citava la professoressa Reo il mio ruolo in regione, che è quello di valorizzazione dei progetti territoriali, ma soprattutto di governance del turismo, e poc'anzi ricordavo invece il ritardo di innovazione di processo da parte del sistema turistico veneto. Quello che stiamo cercando è quello tentativo che stiamo facendo di accompagnare le destinazioni a ripensare le destinazioni, a riorganizzarsi in modo, diciamo, più strutturato nel rapporto pubblico e privato, non solo con tavoli di concertazione che si sono costituiti, 16 sono le organizzazioni di destinazioni riconosciute in questo momento in Veneto, ma anche come forme di presidio organizzato. Le stiamo accompagnando anche in quell'organizzazione dell'offerta sul digitale, attraverso un Destination Management System, cioè un sistema simile a quello della Francia, della Gran Bretagna, dell'Austria che abbiamo mutuato, ma le stiamo accompagnando soprattutto in una questione, quella della necessità di ripensare la propria visione di destinazione, capire che destinazioni vogliono essere da qui ai prossimi 5-10 anni, in relazione anche alle tematiche che abbiamo esposto, e soprattutto che questo, diciamo, ripensamento della visione avvenga in modo condiviso. Ecco, noi riteniamo che oggi protagonisti del sistema turistico siano sì chiaramente i turisti, che stanno al centro della nostra attenzione, siano sì gli attori territoriali, quindi la filiera delle imprese turistiche, ma anche gli enti locali, perché non c'è turismo senza impresa, è vero, ma non c'è turismo nemmeno senza governo e gestione del territorio e tutela del territorio. Ma c'è un altro, diciamo, attore importante che va coinvolto nel modello di sviluppo turistico, che sono le comunità ospitanti, che sono i residenti. Che sia una destinazione di turismo maturo, che sia una destinazione di turismo emergente, non si può fare turismo oggi senza coinvolgere le comunità ospitanti. Nel condividere, come dire, che visione eventualmente di turismo si vuole sviluppare, se lo si vuole sviluppare, con che modalità, con che prodotti, rivolgendosi a che pubblico e con che modalità di fruizione. Ecco, credo questo sia un elemento imprescindibile, perché il turismo non può essere beneficio di pochi, se lo è, deve connettere il tessuto sociale con la vocazione. E quindi, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, questo è un percorso difficile da fare insieme, ma quello che noi dobbiamo pensare oggi è il turismo come bene comune, come bene di comunità. Noi riteniamo che il turismo possa solo conoscere ormai questo modello di sviluppo, cioè il turismo potrà essere solo turismo di comunità o non essere, perché se non sarà così, come dire, seguiremo il ramo dell'albero su cui siamo seduti, e il modello di sviluppo turistico sarà comunque destinato nella curva
come dire, di evoluzione del ciclo di vita della destinazione a una stagnazione e a un declino. E quindi la sostenibilità va concepita non solo in termini, come dire, etici, ma anche dal punto di vista della necessità, perché se vogliamo dare uno sviluppo al modello turistico non può che essere sostenibile nelle sue tre accezioni, cioè chiaramente ambientale, sociale e anche economica. Ecco, io mi fermo qui e rimango a disposizione per eventuali domande.